Prende la via la settimana da capitale al quadrato per Fossombrone, che con il progetto 50x50 di Pesaro 2024 sarà capitale italiana della cultura per una settimana dal 6 al 12 di maggio. Tanti gli eventi in programma, dallo storico carnevale a cene medievali, passando per la bellezza di arte e musei. Beh, è una settimana bellissima, quindi è ovvio che che è una settimana molto, molto intensa, a cui teniamo in particolar modo. È una settimana che inizia da lunedì, eh, c'è grande fermento, grandi aspettative e soprattutto quella giusta tensione che serve per le grandi occasioni. Iniziamo lunedì con una cena con tutti i sindaci della provincia, eh, gran parte di loro aderiranno e finisce con il... Podio, la, la grande kermesse che è la corsa all'anello dei cavalli. È una riequazione storica che facciamo tutti gli anni e siamo stati fortunati ovviamente di replicarla in questa settimana particolarmente. Eh, intensa e eh, visibile da tanta, tanta gente. Aspettiamo con eh, grande trepidazione la settimana di Fossombrone Capitale Italiana della Cultura, un po' perché questo tema delle capitali diffuse sta funzionando tantissimo, con una grande partecipazione delle amministrazioni, dei cittadini, delle associazioni, delle proloco, ma anche perché Fossombrone in realtà che ha risposto da subito alla grande, alla chiamata della capitale italiana, non solo per la propria settimana, ma anche realizzando progetti di rete con i comuni vicini e soprattutto eh, Mettendosi dal primo, primo momento, già dall'anno scorso, quando è stata capitale in questo caso del ciclismo, ospitando la data del Giro d'Italia, e mettendo a disposizione quella grandissima vetrina di tutta, la, di, disposizione di tutta la provincia e della capitale italiana per essere raccontata a livello nazionale attraverso eh, la visibilità del Giro d'Italia, ha continuato con un programma veramente denso, incentrato sul carnevale storico, ma in realtà con eh, il patrimonio al centro, le escursioni naturalistiche, tutto quello che normalmente diciamo, fa grande la settimana da Capitale Italiana della Cultura, siamo veramente felici di questa sinergia perché attraverso momenti come questi si possono creare delle reti che possono veramente diventare un patrimonio poi per tutta la provincia per le anni a venire, come vogliamo che sia l'effetto lungo della Capitale Italiana. Tra le principali realtà protagoniste coinvolte nella settimana al quadrato di Fossombrone c'è anche Confcommercio, a cui è affidata la gestione della rete museale della città e non solo. Ah, sarà una settimana molto importante, intanto devo dire come Confcommercio, partner di Pesaro 2024, ma anche eh, gestore di tutti i servizi culturali e museali della città di Fossombrone. Siamo veramente felici che la città di Fossombrone ospiti e faccia parte di questa eh, manifestazione Pesaro 2024. Sarà una settimana molto importante perché culminerà con il trionfo del Carnevale, una manifestazione, una rievocazione storica tra le più importanti della nostra regione con oltre mille figuranti che nel weekend, nel prossimo weekend eh, saranno nelle vie, nelle piazze di Fossombrone, ma tutta la settimana con eventi culturali, eventi gastronomici, tra cui mi piace anche ricordare martedì sera una cena medievale, rinascimentale curata dalla nostra associazione Ristoratori. Quindi una settimana per tutti i gusti, per tutti coloro che vogliono visitare la bellezza a Fossombrone.